Allora, adesso c'è quel delinquente e Sufioli, dice Romagna, Sufioli, è bravissimo anche lui. Cristian, Ermeti e Matteoni, Francesca. Cristian Ermeti e Matteoni, Francesca. Allora, chiamo sul palco Mirko Ermeti, perché so che c'è un pezzettino, il maestro di una scuola numerosissima, quindi tra l'altro che la mia bimba viene a scuola da te. Ti passo il microfono. Buonasera a tutti e grazie di tutti gli applausi ricevuti, grazie di cuore, ma prima di continuare vorrei fare un grande applauso a questo grandissimo professionista Moreno, glielo facciamo forte questo applauso perché se lo merita, tutto lo staff qui, da Luca e tutto il resto. Niente, io ho preso un attimo il microfono perché stasera ci tocca fare un po' di tutto, qui DJ, ballerini, presentatori, un po' di tutto, comunque fa parte del mestiere. Niente, io volevo ringraziare perché con questo brano noi abbiamo vinto un campionato italiano professionisti danza e folk in onore di Moreno, perché sono andato una sera a casa sua e gli ho detto: Moreno, io quest'anno vorrei fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, senza nulla togliere a tutte le vecchie tradizioni, però c'è l'evoluzione, un po' di tutto, quindi abbiamo detto facciamo non la solita mazurka, il solito valzer, la solita polka, facciamo qualcosa di diverso. Cosa si può fare? Allora ho detto: ma facciamo così, non so, mettiamo Romagna Mia e poi la trasformiamo in mazurka, la facciamo diventare da un valzer una mazurka, una polka. E così niente, abbiamo fatto questa invenzione, è piaciuta moltissimo, quindi vorrei fare un grande applauso a Moreno perché è stato lui il compositore, l'ha cambiata, è stato fortissimo. Adesso la sento, poi magari così a botta, sulla fiducia, va bene, ringraziamo sull'applauso sulla fiducia, però allora folk show dance, giusto? È questo il termine che è stato dato a questa esibizione che ha vinto il campionato. Spero sia giusta, eh? Infatti prima di partire 4, eh? E adesso uno dirà: ma come si fa ad andare sulla 4? Ecco, ci sono. Deve essere a 0 il numero, Mirko? Non è a 0. Proviamo, eh? Ti tocca, va bene.
famiglia al completo. Sandro e Mirko, Cristian Ermeti e Matteoni Francesca, le sirene danzanti. Al Modena Est, tutto lo staff del Modena Est ha invitato le sirene danzanti in questa serata magica per questo concerto per secondo Casadei. Sandra, Mirko, ci sono dei fiori che verranno... Ah, scusa, non ti avevo visto. Sentivo una voce femminile, diceva... Allora, questo è veramente il cuore della serata, siamo nel cuore della serata. Adesso qui sul palco chiamerò Franco Bergamini, poi inviteremo i ballerini alla Casadei di Bruno Malpassi all'esibizione al centro della pista con gli Sciucarei. Quindi ci sarà veramente, veramente il cuore di questa serata, di questo concerto per secondo Casadei. Allora, l'applauso deve essere grande e forte perché sul palco arriva il maestro Franco Bergamini. Franco Bergamini, il terremoto dell'orchestra di secondo Casadei. Franco, guarda, abbiamo subito l'intervista di secondo Casadei. Vogliamo sentire la voce di secondo Casadei. C'era il Lucio Battisti di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e c'eravamo noi. Volevo dire, questo è stato il punto d'arrivo. Un successo che te ne parlarono tutti i giornali. Tutti i giornali fecero bis, volevano il bis, c'erano tutti i cantanti tipo Battisti con la gente lì, volevano che Casadei facesse un successo enorme. Perché
l'orchestra Casadei era arrivata alle stelle. A questo punto qui c'era da andare a Sanremo, che poi purtroppo... Quando all'ultimo disco, che fece un pezzo meraviglioso, verso casa mia, e lui in ospedale con questa chitarra ci chiamava e ci chiedeva: vi piace, non vi piace? Sono andato e mi mise seduto nel letto, e stava lì nel letto un po' muci. Vieni giù, mi disse al telefono, e stava nel letto, suonava con sta chitarra, era nato un valzer lento. Il tempo non conta più, sono felice così, questa è la strada più bella, la strada di casa. Però aveva iniziato a valzer lento. Quando venne dentro il professore che gli disse: maestro, lo mando a casa, vum, tum, cic, tum, vum, con la chitarra partì. Al consorzio di bonifica, però quel giorno lì sono stato a casa. Fate quello che volete, però io vado al funerale di secondo. Basta, non c'è discussione. Io non voglio essere pagato, però lì ci vado. Come ci sono andato io? Tanti, tanti, tanti. Era finito qualcosa, come disse Novaga, che disse la fine di un'epoca. Non lo è stata la fine di un'epoca, però perché la musica di secondo è troppo bella, è andata avanti lo stesso. Un grande uomo per la Romagna. Io del bene che volevo a quell'uomo lì sarei andato nella cassa con lui, perché ci volevo il bene che l'ho voluto mia moglie il bene. Ah no, la mia musica, guai chi come la tocca, la musica di secondo guai, non voglio, perché lui ha dato tutto, tutto, il suo pubblico, il suo popolo. E hanno intervistato anche te, Franco, eh? In questo film documentario. C'è anche Franco che è stato intervistato, sentiamo cosa hai detto. Abbiamo preso... Lei era anche figlio di un sarto. Sì, mio babbo faceva il sarto, anzi dopo. Da ragazzo dopo. Mi aveva avviato, presentandomi l'Aquil di tale, mi aveva avviato a lavorare con lui. Voleva che facessi il sarto, sì, il musicista magari. Non il musicista, perché vedi il sarto, mio babbo era un bravo sarto, insomma, rinomato. E allora in quei momenti lì un sarto, dove vivevo io a Sant'Angelo di Gatteo, Frazioni, un sarto era insomma una posizione buona, quasi diciamo così invidiato per la sua, sì. Faceva dei vestiti, era già riuscito a fare. Sì, ero riuscito già a fare qualche vestito. Maestro, qual è stato il periodo più brutto, più critico per lei? Per me è stato dal 40 al 44-45, insomma, dal momento della guerra. Col fatto della guerra i permessi sono stati ritirati, non si balla più. Io mi trovo che dal 41 mi muore il babbo, 40 poco dopo, insomma 42, mi nacque la figlia Riccarda, e la miseria in casa regnava, sì, si allargava sempre, insomma, una situazione sempre più precaria. Bombardamenti che la casa circa il 44 se ne andò via a casa, tutto raso al suolo, e qualche settimana dopo la mamma è seguita una granata, muore la mamma, e io non potevo, insomma, la miseria, non sapevo più come salvarmi, e mi misi con una valigia, col consiglio di qualche buon amico, a vendere la stoffa,
E poi quando hai ricominciato invece il suo lavoro di musicista? Sì, il mio con lavoro... La sua orchestra? Sì, la mia orchestra dopo incominciai... 46. Incominciai prima di tutto per gli alleati che mi venivano a chiamare per fare l'orchestrina. E io, a dire la verità, non avrei mai creduto di mettermi ancora a dare questa attività, perché sì, sai, il nostro lavoro è una cosa brillante, la musica, e io come mi trovavo, tutto quello che avevo passato. Puoi immaginare che mi ricordo di un circolo di Forlì, andavo a suonare nella periferia, che adesso Ravaldino, mi sa si chiama. Il borgo di Ravaldino. Sì, il borgo di Ravaldino. Una settimana prima scrissi una valse che l'ho dedicata a mio figlio Giampiero. Sa, trattandosi di un figliolo, io misi tutto quello che aveva detto di me e non vedevo l'ora di farlo sentire, perché avevo la fiducia. Infatti è un valse che, modestamente parlando, è uno fra i migliori che ho, che lo faccio a tutt'ora. Quando venni fuori con questa introduzione, con questo valzerone, e poi presentato al microfono, il piacere di farli ascoltare, io questa gente la preparavo con tutti i dovuti modi, insomma. E quando, dico, parlando anche di mio figlio, sì, insomma, c'è caso che venga compreso. Ecco, anche l'emozione degli affetti, per cercare di attirarseli. Ecco, giusto, esatto. E allora, non appena inizia questo vanzo, incominciarono a fischi. Urli. Dopo un momento... Nessun rispetto neanche per Giampiero. A metà del pezzo dovetti smettere di suonare. Grande uomo, secondo Casadei. Grandissimo. Veramente, veramente. Vediamo se riusciamo a trovare il Ma noi eravamo capaci di fare per tre quarti d'ora valse. Eccolo lì, clarinetto in do, guarda, Nicolucci, guarda. Ma è verità, rosso, facevamo i pomeriggi a Pesaro e la sera a Bologna, le domeniche, perché noi facevamo 34, 35 serate al mese, no 30, Ti ho rubato un'immagine. Franco, 34, 35, accendiamo le luci, 34, 35 serate al mese. Tutti i pomeriggi, tutte le domeniche il pomeriggio, era un servizio anche quello. Ecco, non lo facevamo nello stesso posto, facevamo a Mezzano, poi andavamo a Ferrara la sera e si mangiava il panino, e contenti che eravamo. Franco Bergamini, allora, la musica, cosa dici, Franco? Dimmi qualcosa. No, volevo ringraziare tutti i presenti prima di tutto. Scusatemi perché ho anche poca voce, l'età è quella che è, ce la metto tutta pur di andare avanti con questi ragazzi qui, perché questa è la musica che sono nato e voglio morire con questa. Volevo ringraziare tutta la troupe di Liscio come l'olio, sono dei veri professionisti, loro fanno una bella trasmissione popolare, è per tutti e ringraziano tutti. Poi stasera abbiamo la speaker, e anche la cantante di Ziglioli, vogliamo dire, la Daniela. Voglio salutare anche, ci sono altri colleghi che non conosco, altri musicisti, voglio salutare tutti. Voglio salutare questi meravigliosi ragazzi, perché questo è il meglio del folklore. Musicisti sono tanti e bravi in Emilia Romagna. Questo è il meglio che ci sono nel folklore. Due sassofonisti che li ho scoperti a 15 anni io, e sono orgoglioso. Questo è mio nipote, l'ho lanciato io, quello è mio figlio. E siamo riuniti in famiglia, la cantante è mia nuora. Più contento di così non posso essere, posso morire anche felice. Grazie. Lui è più... No, volevo dire una cosa, l'ultima poi smetto. Io faccio due brani tradizionali secondo Casadei, sono i più popolari, perché lui ci teneva a farli tutte le sere. E mi diceva, Teremo, tetta una termica che passa davanti alla luce. Allora andavo, meglio con luce e filana proprio. Però mi diceva, guarda che i brani più duri sono quelli cantati, col clarino a Saint-Marchand. Ed aveva ragione. Io mi cimento ancora, ve lo confesso, io ho 75 anni, un anno. Le navite che sono le Sant'Anche
faccio con questo bastone in giro per l'Italia. Io ce la metto tutta e spero di riuscirci ancora e voglio continuare e vi ringrazio di cuore a tutti quanti. Ah, voglio ringraziare la famiglia Casadei perché ha mandato anche lei un truco dalla Romagna, gli amici di Forlì che sono con un Cuma. Grazie a tutti. In coppia con col maestro Franco Bergamini, Fiorenzo Tassinari. Lei viene con me. Non mi ha fatto morire a Borgallo. Grandissimi, veramente. Emozionante, emozionante. Oh, facciamo uno attaccato all'altro i pezzi, eh? Ah sì, eh? Eh? Lo dica che lei non ha problemi per la seconda, mentre lui ha visto l'asta che Defiance che ha avuto. E la sua asta. Franco Bergamini con Marco Tagliavini al sax. Un po' destra, insomma, le cose cambiano.
Franco, allora adesso il pezzo lo scelgo io, tu sei per tutti il terremoto di secondo Casadei. Non mi lamentare quei momenti perché sennò mi fai, sono stati devi ancora suonare, non è mica che devi, no. Scelgo io il pezzo. Guarda che questo è duro, suonare tutti i giorni e essere giovani. Me sono ogni mese e mezzo. Ho stato 50, ho una 30. Allora, facciamo una cosa. Te entra quando vuoi. Entro dove? Nel bagno? No! Ancora non andiamo questo. Io parto, attenzione, Te seguimi. Thank you.
Grazie, grazie. Io voglio che sul palco anche Mario, perché compie gli anni. Mario, dove sei Mario? Vieni qui a festeggiare con noi, Franco sta qui che c'è. Che c'è. Mario, compie gli anni, è passata la mezzanotte, vieni sul palco, dai. È una coincidenza carina, bella, dai. Mi hanno avvisato che compie gli anni. Poi c'era anche un altro augurio di compleanno, Marco, c'è un bigliettino là sul palco, Marco, c'è un bigliettino. C'è... Salutiamo Mirko e Sandro Ermeti. Voglio dire una cosa. Casilei credeva talmente nella sua musica che ci ammazzava noi. A me Ivano ci faceva uscire il sangue dalle labbra, perché lui finché non aveva finito i suoi brani non smetteva. Abbiamo avuto l'onore con Secondo Casadei di fare delle grandi beneficenze per tutti. Io ho suonato in tutte le carceri d'Italia con Secondo, in tutti gli ospedali, ai funerali. È tutto gratuito, andava tutto in beneficenza. Suonerò anche per me il mio funerale. Ho suonato dappertutto e ringrazio lui che mi ha messo nella buona strada, mi ha educato come musicista, vogliamo dire. Musicista neanche, perché se non lo nasci non lo diventi, nessuno ti insegna di suonare, devi nascere con qualcosa, però ti ha insegnato ad essere un professionista sul palco, rispettare la gente, perché dice, c'è un re, quello che lui pega per ammira non, non è maniante. Grazie loro. E questo l'ho sempre tenuto presente, l'ho insegnato sia a mio figlio che a mio nipote. Rispetto per il pubblico. Grazie signori. Un prezzo di vedersi. Saluto mio figlio. Franco Bergamini. Allora, tanti auguri di buon compleanno al signor Mario Baretti, dalla moglie, da tutto il settore ballo, attodato anche del signore, cosa vuoi di più? Franco, cioè, compie gli anni, quindi festeggiamo. Lo festeggiamo. E poi anche con buon compleanno a Guerrino Bertoncini, dalla moglie e dagli amici. Gianni e Corrado, da tutta la compagnia. Tutti gli anni è sempre lo stesso festeggiamento, sempre lo stesso giorno, non cambia, non la può cambiare. Allora, bene, io a questo punto voglio, col vostro applauso, al centro del palco i ballerini alla Casadei del maestro Bruno Malpassi. Bruno, dove sei? Anche per Bruno il maestro, so che è venuto anche lui stasera perché voleva essere presente a questa prima esibizione. Ecco, lui è colpevole, una grande scuola in Romagna, una delle più le storiche, come dire, la scuola di ballo dell'Orchestra Casadei. 40 anni quest'anno festeggia, no, il prossimo anno si festeggiano 40 anni di attività legata alla musica da ballo, il maestro Bruno Malpassi, con la sua figlia e con tutti i suoi ragazzi. Allora, perché qui bisogna decidere la polca. Facciamo cosa vuoi fare, Marco? Lo decido io? Decido io? Che dite se facciamo alla Casadei? Vi va bene in sette parti, eh? Facciamo alla Casadei in sette parti. Pronti? Meno 3, meno 2, meno 1, alla grande, vai! Passo.
I ballerini alla Casadei di Bruno Malpassi. Allora, la frusta, la famosa frusta, quanto la ivo, sul ritmo di Mille Miglia in cinque parti. Sì. Ecco, gli sciucarei, lo sciucarei, lo, lì, lì, allora lì, lì, lì. Allora, facciamo qualche colpo a vuoto per far sentire lo schiocco, provare lo strumento, se qualcuno vuole provarlo, le gambe, no. Mille Miglia, cinque parti. Strumento familiare Moreno, perché l'insegnante è la moglie di Moreno. Non ha fatto ridere Fiorenza. Per l'applauso vostro, l'applauso del Modena Est, che li saluta, i ballerini alla Casadei del maestro Bruno Malpassi. Grande tradizione. E adesso ballerini, qui c'è veramente il momento, uno dei momenti massimi, poi ce ne saranno ancora degli altri, sarà una serata intensa fino alla fine proprio. È il momento non del Polka Day, ma del Polka Show. L'abbiamo modificato. Allora, in omaggio al liscio come l'olio e Fulvio del Polka Day, facciamo questa serie di polche con chiusura. Fuga, ecco. Alla Fiora non so, Luca, voi la conoscete? No, così, facciamo un pezzettino così, Marco, così, giusto per accontentare. Va bene? Una parte. Anzi, potremmo attaccarci a questa, dai. Vai. La sfida! La sfida!
fare sul serio, eh? Partono loro, Fioretto e Moreno, la sfida! E qui ci vuole qualcuno che ci sfidi però, dovete ballare, eh? Dai! Vediamo chi resiste! Ritornano Fioretto e Moreno.